Sì, noi abbiamo qui Giovanni Lopez del Popolo Viola di Olbia che vi manda un abbraccio da tutti gli Grazie, amici di Civita. grazie. E io vorrei aggiungere soltanto una cosa, che dobbiamo stare uniti, non dobbiamo permettere di essere isolati, perché isolati noi non siamo nessuno, mentre uniti siamo forti. Uniti siamo forti, uniti siamo una forza che non si può sconfiggere E assolutamente. Tanto quindi. è vero che quando i vari movimenti si sono uniti, poi per poterli dividere, si sono creati dei presupposti violenti per poter dividere quella che era l'unità dei movimenti, cosa che è sempre stata da quando mi ricordo io, insomma, dagli anni 70 ad ora. Con i revisionismi, con i riflussi, con tutta una serie di messaggi passati attraverso strumenti che adesso noi rifiutiamo, perché non abbiamo sempre rifiutato, passati attraverso strumenti come le televisioni, come i giornali, come tanti altri canali, diciamo, informativi. Questa è la cosa. Dividi e ti impera, diceva. E non permettiamo che questo accada, perché abbiamo dei fini comuni e dobbiamo stare concentrati su quelli e non sulle differenze. Esatto. Allora, Adesso. Costanzo Parisi, dalla pagina, dice: facciamo una colletta, compriamo tutto quello che serve per far funzionare questa radio. La Magari. verità resterà sempre viva. Grazie a Peppino, e io aggiungo invece grazie Mario. Grazie Liborio, grazie ai ragazzi che sono qua. Loro stanno rischiando davvero, ragazzi. Qui c'è un clima strano, quindi loro ci stanno mettendo l'impegno sul territorio, la faccia, la voce, i nomi. Noi mettiamoci qualche soldino. Grazie. Invece una domanda che io volevo fare a voi come rappresentanti del popolo Viola, ne ho fatte pochine come domande. Ecco, il popolo Viola per il futuro che cosa si Questa domanda non è facile perché il popolo viola è una struttura, diciamo, molecolare, quindi è composta di tante anime. Io direi che come obiettivo prossimo ci prefiggiamo proprio questo, di mantenerci uniti sugli obiettivi comuni, che possiamo identificare ascoltando la gente parlare e poi di continuare sulla strada dell'informazione, perché questa manca. E aggiungerei anche su una specie di informazione su cosa sia e cosa rappresenti veramente la democrazia, sul significato della democrazia che sfugge a tantissime persone. Quindi direi che siamo concentrati su questi obiettivi. Gli obiettivi vengono poi identificati mano a mano dalla gente stessa che scrive sulla pagina. E purtroppo, oltretutto, gli obiettivi che possono essere rivolti a contrastare l'azione del governo ci vengono proposti quasi giornalmente, no? Dovremmo essere in piazza tutti i giorni, o se non tutti i giorni, quasi, ecco, perché veramente di motivazioni ne abbiamo tante, troppe. Ma è prevedibile per il futuro un altro 5 dicembre? Abbiamo in programma prima di tutto un meeting nazionale, proprio per permettere a Dove? tutte le persone, dove lo decideranno i gruppi locali. Noi abbiamo qualche proposta, Sì, più di una, più stiamo di una, e valutando. adesso però lo decideranno questi rappresentanti dei gruppi locali che sono la rappresentanza sul territorio, quindi quelli che verranno messi in gioco proprio praticamente da questa cosa. E proprio Dove verrà per. elaborata una carta etica del popolo Viola, dove verranno messi per iscritto i principi e gli obiettivi che muovono il popolo Viola. Perché c'è una cosa, il popolo Viola vuole rimanere totalmente apartitico, non apolitico, perché quando chiedi le dimissioni di un premier, politica la stai facendo. Granscianamente, assolutamente di parte, no? Assolutamente. Anche se i partiti hanno cercato in tutti i modi di poter mettere il cappello, Strumentalizzare. strumentalizzare quello che è la grossa massa del popolo Viola, che è una cosa che praticamente è impossibile, perché essendo un numero così basso Poi e così, molecolare, perché stiamo appunto, qua così lassù. Sì. molecolare, è impossibile metterci sopra cappello. Quindi i partiti
questo punto di Di vista Bodio, e possiamo i stare partiti ad Agrigento passi? tranquilli. Nessuno. Nessuno per scelta vostra loro, c'è cioè il partito che ha paura di voi. Allora, noi all'interno dello statuto della nostra associazione che sostiene Radio 100 Passi è ben chiaro che l'abbiamo scritto proprio a caratteri pubblicari che noi non vogliamo all'interno del Consiglio di Amministrazione persone che facciano attività politiche in campo istituzionale, proprio per evitare che domani ci possa essere una presa di posizione forte da parte di questi qua e poter come dire, appropriarsi di questo strumento. Questa è la cosa. Poi non abbiamo noi non siamo sovvenzionati da nessuno, soprattutto da questi partiti, e credetemi, quando abbiamo noi subito il furto delle attrezzature non c'è stato nessuno, nessun politico, nessun partito che ci abbia espresso almeno un minimo di solidarietà. Solamente, scusa, solamente da parte dei nostri ascoltatori abbiamo avuto solidarietà anche in termini economici, questo bisogna dirlo, che ci stanno aiutando a ricomprare un pochettino quelle che sono le attrezzature. Qualcosa già abbiamo comprato, aspetteremo ancora. Questo no, rimarca secondo me una distanza che si è venuta a creare tra i partiti e la loro base. I partiti sono allontanati dalle basi. Ma i partiti hanno fatto di tutto per allontanare le basi dei votanti, degli elettori. Hanno cominciato col chiudere le sezioni periferiche, le sezioni di quartiere, le sezioni di strada, le sezioni nei piccoli paesini. Non parlo solamente di quelli che possono essere i partiti di sinistra, ma anche quelli di centro. Una volta che hanno chiuso tutte le realtà periferiche, il loro tessuto urbano, il loro tessuto elettorale va scemando e di conseguenza si è andato a rimarcare sempre più questo confine fra la base che vota e i vertici che decidono tutto. Noi prendiamo ad esempio la legge elettorale attuale che abbiamo, La non c'è stata porcata. la porcata, non c'è stato nessuno che abbia deciso di intestarsi una battaglia veramente seria nei confronti di questa legge. Perché in fondo conviene a tutti Fa noi, comodo a tutti. fa comodo a tutti. Cos'è l'etica? Il popolo viola sta assemblando nella sua compagine gente di vari colori politici. Perché tutta questa gente si mette insieme? Che cosa abbiamo, che urgenza abbiamo in questo momento? Cosa dobbiamo combattere in questo momento storico nel nostro paese? Quali sono le questioni importanti che vanno al di là degli schieramenti politici? Allora, l'emergenza più impellente è la...